Buongiorno a tutti, ciao ragazzi, buon giovedì, come state? Giorno dopo Juventus Maccabi Haifa e quindi pagelle, come al solito. Sappiamo che in queste giornate, nel post partita, nel giorno pro partita, è giusto parlare della prestazione totale della squadra e dei singoli. Prima di tutto vorrei iniziare con un discorso preliminare, se è possibile, perché credo che sia giusto ragionare per il momento anche della Juventus e non fermarsi solo sulla singola partita. L'aumento della Juventus è chiaro, e cioè finalmente ci siamo tolti di mezzo le due partite più semplici, e quindi Bologna e Maccabi, ovviamente parlo della settimana, e sabato andremo ad affrontare un Milan che è una squadra vera, la squadra campione d'Italia in carica, la squadra che in questo momento sembra comunque anche una delle candidate maggiori per riportarsi a casa il tricolore, e che ieri sera però è caduta a Stamford Bridge, e se penso che il Chelsea nelle ultime due gare giocate in casa contro squadre italiane in Champions ha segnato 7 gol e ne ha subiti 0. Beh, tra l'altro con due allenatori diversi, con un esonero in mezzo. Capisco la grossa differenza di livello tra il nostro calcio e quello inglese, però questi sono discorsi a parte. E quindi ora focus sul Milan. Oggi parliamo per l'ultima volta del Maccabi, almeno la gara di andata, e poi ci concentreremo su quella di ritorno, in cui mi auguro almeno che una tra PSG e Benfica possa spuntarla con i 3 punti. Probabilmente perché quella potrebbe essere la via, se no diventa difficile perché tutte e due diventano ancora all'interno della competizione e vai a giocare delle partite che già sono pesanti, potrebbero diventare ancora più pesanti. Prima di tutto c'è il numero Dies da scaricare, qui sotto in descrizione. Ieri è uscito un mio articolo proprio in riferimento a Juventus Maccabi Haifa e molto presto usciranno anche altri contenuti e anche un video magari che registrerò proprio oggi a Torino. Tra l'altro c'è, sembra una bella giornata, no? Non è vero, c'è un volo, come non detto. Va bene, torniamo a noi. Vorrei iniziare da Massimiliano Allegri. Massimiliano Allegri che secondo me si porta a casa un 5,5, per un motivo. Non era l'impresa, no? Battere il Maccabi Haifa, era semplicemente quello che la Juventus doveva fare. E devo dire la verità, a me la Juve è piaciuta ieri sera, nel complesso. Cioè, se la domanda è, ti è piaciuta la Juve? La risposta è sì, e poi va sviscerata, no? Perché ovviamente non mi è piaciuto tutto, però gran parte mi è piaciuto. Però io non ho fatto niente di che. La Juventus tra Bologna e Maccabi ha fatto 6 punti che doveva fare. La cosa che mi fa piacere è che sono stati fatti 6 gol, perché è vero che si poteva fare il risultato, però il rischio anche di risultati più striminziti c'era. E la cosa ancora che mi è piaciuta di più è il fatto che se ne potevano fare comunque tanti di più, sia col Bologna sia col Maccabi. Però da qui nasce anche un piccolo problema, no? E cioè di una squadra in questo momento molto imprecisa sotto porta. Però una squadra che ci ha rivelato, se vogliamo, ci ha veramente svelato al 100% quello che è. E cioè una squadra che non può abbassare il ritmo. Non può permettersi questa squadra di abbassare il ritmo. E quindi il 5,5 nasce anche un po' da questa cosa, perché come ben sapete, quando l'allenatore si porta a casa il risultato, per me, a meno che non succeda chissà che cosa all'interno della partita, a meno che non venga disputata una partita terrificante con una vittoria, con un gol magari fortuito, l'allenatore il 6 se lo porta a casa. Però la cosa che non mi è piaciuta ieri è stata la gestione dei cambi da parte di Allegri, probabilmente perché stava già ragionando ottica Milan e questa cosa da un lato ci sta, è sacrosanta, dall'altro non vorrei che passasse il messaggio che siamo guariti, che siamo una squadra ricomposta. No, non è vero. Siamo una squadra che continua a avere dei problemi. Siamo una squadra che finalmente sta iniziando ad andare nella direzione per cui è stata costruita questa squadra, per assecondare le caratteristiche dei calciatori. No, questa è un po', secondo me, la fotografia perfetta. E quindi quando mi togli sia Cuadrado che Kostic all'interno di un cambio, quando mi togli Vlahovic per mettere Kane, ma inserendo anche Locatelli e mettendo 4 mediani in fila, proprio come quella partita col Chelsea di cui parlavamo prima a Stamford Bridge, sono tutti segnali che a un certo punto ha inquadrato la partita come terminata, l'ho portata a casa e quindi posso abbassare il ritmo. No, errore gravissimo. Errore gravissimo, e ancora una volta, questa cosa ce la dice il campo. È il campo che parla e ci dice queste cose. Perché il gol del Maccabi, ok, nasce certo da una disattenzione, secondo me, di 3 giocatori, poi ne parleremo nei singoli. Però nasce anche per il fatto che noi ci siamo abbassati, abbiamo smesso di fare quello che era un po' il piano gara,
ok? E quindi cercare questa ripartenza veloce, tante volte anche in verticale, ma anche accompagnando con gli esterni. Mi viene in mente il primo tempo quando ti vai a mangiare quel gol di Vlahovic, fanno l'1-2, Vlahovic, Kostic vanno a dialogare loro. Poi il fulcro del gioco ieri sera era Di Maria ed è stato divino. Mi piacerebbe vedere una Juve che inizia ad uscire anche solo dal singolo, quindi Di Maria, perché bene o male se vado a ricapitolare, a riguardare, no? Faccio mente locale di tutte le occasioni grosse della Juventus, non lo so, quante ne avremmo create di occasioni da gol grosso? Una decina? Facciamo 10, anche se non è 10, buttiamo il numero, vabbè, 9 sono state. Sono partite dai piedi di Di Maria, che secondo me, se vai a costruire un impianto tattico per cui Di Maria diventa il fulcro del gioco offensivo, ci può anche stare, ma non può essere sempre solo Di Maria. Ecco, questo è un po' il messaggio che volevo passare. Quindi, secondo me, Allegri ha valutato male la partita ieri sera. A un certo punto credeva di averla vinta e ormai per questa cosa la pareggiamo, perché poi a sistemarla con i cambi diventava difficile perché Cuadrado e Kostic c'erano usciti, Di Maria era in campo, era uscito anche Vlahovic, Milik non era al meglio, quindi come ti ricomponi? Come fai a riportare alto il baricentro se hai praticamente solo dei centrocampisti, se non Sulé, che magari in quel momento Allegri non riteneva pronto, quello è una considerazione personale, una valutazione sua e ci può stare, non è questo che. Però attenzione. Perché tutte le volte che noi decidiamo di abbassare il ritmo di questa squadra va in difficoltà tecnica e va in difficoltà mentale. Perché questa squadra non è fatta per difendere ad oltranza. Questa squadra è fatta per prendere palla e andare le praterie e andare e portarla su. In questo momento siamo due blocchi. Perché ieri sera poi quando ci siamo messi col 4-4-2 si notava proprio, no, questa cosa che c'è Di Maria e Vlahovic e gioca loro due in verticale, che è già un passo avanti, perché queste cose non le facevamo fino a qualche mese fa. E infatti qua voglio tornare, io non sono completamente soddisfatto di questa partita, ma lo dicevo ieri all'uscita dello stadio, lo torno a dire adesso, la Juventus se vince con l'ultima ruota del carro del girone di Champions e vince contro il Bologna, che da qualche settimana ha esonerato l'allenatore, non ha fatto niente di eccezionale, non ha fatto niente di speciale, ha fatto il suo dovere, semplicemente. Però, ragazzi, a me non piace quest'aria che sto respirando, e cioè che non bisogna essere felici per la vittoria. Perché non bisogna essere felici per la vittoria? Io sono felicissimo per la vittoria, a maggior ragione in un momento in cui non si vinceva mai. E vincerne due di fila dopo che nelle prime 9 ne ho vinte soltanto due. Ragazzi, per me è una boccata d'aria, è come quando stai sott'acqua per un minutino e senti che i polmoni non hanno più ossigeno, allora devi venire fuori e respirare, fare questa respirata. Era solo il Bologna, era solo il Maccabi, certo, ma da calendario c'erano quelle, cosa fai? Perché non devi essere contento? Io non riesco a capire perché il tifoso non deve essere contento di vincere contro squadre più scarse. Certo che devi essere bravo, devi essere contento di vincere, poi devi essere bravo a livellare e a capire che non hai fatto un'impresa, perché non hai battuto il Milan a San Siro, non hai battuto il PSG, né in casa né in trasferta, non hai fatto i 3 punti col Benfica, non hai vinto con la Roma in casa tua, non hai vinto con la Fiorentina a Firenze. Per forza devi essere bravo poi a mettere tutto insieme nel calderone e dire: bene, abbiamo vinto 4 partite quest'anno, le abbiamo vinte con Sassuolo, Spezia, Bologna, Maccabi Haifa. Siamo una squadra forte? No, ad oggi no. Siamo una squadra che è guarita? No, ad oggi no. Però siamo una squadra che non deve esultare alle vittorie, ma questa cosa io non. Io sarò io, sarò, a questo punto sarò io, ma credo che il tifoso non possa non essere felice quando la sua squadra vince. A maggior ragione in un momento di difficoltà così, e a maggior ragione se uno è allo stadio, ragazzi. Ma me fare questi discorsi mi sembra quasi paradossale. Poi nei commenti, su Twitter, su Instagram, su Facebook, continuo a leggere: però non dobbiamo essere felici, non dobbiamo essere felici del momento, certo, ma sono d'accordo con voi, ma chi è che può essere felice di questo momento della Juventus? Però quando poi le cose iniziano ad andare a livello di risultati, era meglio perdere o pareggiare, era peggio perdere o pareggiare, ieri sera, piuttosto che vincere. E poi da calendario devi fare. E quando inizia a vedere, non dico chissà che cosa, perché non è che la Juve giochi divinamente, no, non è questo, però ci sono dei passi in avanti rispetto alla roba inaccettabile, ragazzi, che abbiamo visto le ultime settimane, e non riconoscere questa, secondo me, è disonestà intellettuale, cioè voler per forza di cose sparare sulla Juventus, su Allegri, sulla dirigenza, sul giocatore, su Tizio, Caio e Sempronio.
Allora, se questo è l'esercizio che vogliamo fare, è molto semplice, paga sempre, però allora non stiamo raccontando la verità. Stiamo raccontando una favola, una fantasia. Stiamo riadattando la verità per fare in modo che quello che pensiamo possa risultare vero. Io non sono qui a dirvi che Allegri ha risolto i problemi della Juve. Infatti, per me non è neanche una partita sufficiente per l'allenatore della Juve in un contesto simile, anche perché poi il Maccabi è stato pericoloso e secondo me il Maccabi diventa pericoloso per colpa di una lettura errata dell'allenatore. Però ragazzi, quando si vince, io credo che sia anche necessario un attimo godersi i momenti, perché se no trovo inutile, uso la parola inutile, seguire il calcio. Perché seguiamo il calcio? Se poi non riusciamo a godere delle vittorie nel calcio. Cioè, le cose che mi vengono in mente sono due, poi magari sbaglierò, quindi voglio cercare di ragionare ad alta voce, ditemelo anche voi. O non si è mai praticato uno sport di squadra, a livelli anche solo amatoriali, però per capire quanto sapore ha, quanto gusto ha una vittoria, che cosa c'è dietro una vittoria, quanto sia necessario sacrificarsi anche a volte per i 3 punti e ottenerla magari anche sporca. Oppure persone che magari allo stadio non hanno avuto la fortuna di esserci andate così tante volte a vedere la Juventus, perché vi posso assicurare che ieri sera, per quanto sia stato uno stadio parzialmente vuoto, e questa cosa continua a dispiacermi sempre, ma le persone erano felici perché si vedeva la Juve dal vivo, perché la Juve è la Juve, perché è la tua squadra del cuore, e perché sai che è un momento difficile e sai che era una partita da vincere e sai che non era facile vincere neanche col Maccabi. Ed erano tutti felici. Perché alla fine si è portato a casa il risultato, perché si sono visti dei gesti tecnici incredibili, perché si sono visti anche tanti gol. C'è stato spettacolo, poi uno è stato annullato per fuorigioco, ci sono stati due pali del Maccabi. Insomma, se vado a considerare gli highlights grossi di questa partita, ci sono state tante cose. Poi dobbiamo migliorare. E torno a dire, non, ragazzi, perché sembra quasi che io abbia fatto un post partita in cui dicevo siamo fortissimi, non ci ferma più nessuno, siamo la squadra più forte del mondo, perché abbiamo battuto il Maccabi a Bologna. Ragazzi, ma io queste cose non le ho mai dette. Se poi voi le avete percepite, allora o chiedo scusa, mi sono espresso male io, oppure le scrivete perché le volete scrivere, cioè a un certo punto, non lo so, queste sono le due possibilità. Non siamo una squadra fenomenale, no, non siamo questo, però siamo una squadra che un passettino alla volta sta ricominciando a camminare, perché è come quando fai un incidente brutto e rimani magari fermo per tot tempo, un'operazione. Però poi pian piano devi ricominciare a camminare. Non è che dici sì, però questo passo non va bene perché era troppo corto. Il Bologna e il Maccabi ce l'avevi nel calendario. E hai vinto. E per la Juve non era facile vincere in questo momento. Io non mi aspettavo nemmeno 6 punti in queste due partite. Quindi sono contento adesso di avere il Milan, che è una squadra diversa, più provante. Dai, vediamo che cosa succede. Szczęsny 5, purtroppo. L'uscita, un po' così, permette al Maccabi di trovare il gol del 2-1. Poi ci sono state anche un paio di parate, secondo me, determinanti di Szczęsny, una che poi sbatte sul palo, quindi non è una prestazione complessivamente insufficiente, però quell'errore lì purtroppo ha riaperto la partita. Sono gli imprevisti, di cui parla sempre Allegri. De Sciglio 5,5, poi si è fatto anche male, rimane negli spogliatoi per un problemino muscolare. Il modo in cui Allegri sta approcciando queste partite della Juventus, vabbè, in generale non è mai stato una cosa che andava a valorizzare i terzini. Maggior ragione adesso che cerchiamo di giocare con questo blocco centrale di giocatori, i terzini fanno sempre un po' fatica. E quindi anche De Sciglio ieri sera, secondo me, non ha fatto una gran partita e si becca 5,5. Bremer, secondo me, è colpevole sul gol che abbiamo subito, sul gol del Maccabi di David, mi pare fosse il giocatore, ora non ricordo, non conosco i giocatori del Maccabi. E insieme a Szczęsny è un terzo giocatore che vedremo dopo. Bremer, che secondo me molla tanto il giocatore avversario, forse perché era un pelo troppo avanti e quindi fuori posizione. E in due, se non tre, si fa questa frittata. Danilo 6,5 è quello che mi è piaciuto di più nel pacchetto difensivo, nel pacchetto arretrato. E secondo me, ragazzi, lo dico proprio fuori dai denti, Bremer e Danilo sono la coppia ideale titolare di difensori centrali, con buona pace di Bonucci, Rugani e Gatti. Sono quelli che nel numero di partite giocate insieme mi hanno dato più sicurezza. E Danilo in quella posizione mi piace non poco, forse mi piace più da centrale puro di una difesa a 4 che da
che da braccetto di una difesa 3 o da terzino di una difesa 4. Devo dire la verità. Quadrado 5,5. Un po' pasticcione ancora, c'era la possibilità di andare anche a referto con un assist nel primo tempo, una delle prime azioni, se non la prima in assoluto della Juve, dove Vlahovic col piattone non riesce a trovare la via del gol, però come dicevo, Cuadrado secondo me ha spinto maggiormente nel momento in cui eravamo schierati col 4-3-3, perché Di Maria ti liberava tanto quella corsia e quindi Cuadrado andava a prendere. Nel secondo tempo, a un certo punto, anche alla fine del primo, ci siamo messi 4-4-2 e quindi rimaneva abbastanza bloccato insieme a McKennie lì, e poi è stato addirittura sostituito quando si poteva magari cercare di alzare, magari proprio al posto di McKennie, per cercare di dare un'opzione in più alla Juventus in uscita e in ripartenza, cosa che non è stata fatta. Secondo me la prestazione di Cuadrado non è stata sufficiente. Paredes 6, direi una partita banale, nel senso per quelle che sono le sue caratteristiche, una partita da compitino, non è stato fatto niente di che, però è bello da vedere giocare allo stadio perché ti dà quella sensazione di sicurezza. Il giocatore che ti dà la sensazione di sicurezza. Ma ieri sera la sensazione di sicurezza me l'ha data la Juve, cioè fino al doppio cambio di Allegri ero tranquillissimo di vincere la partita. Poi quando c'è stato quel doppio cambio lì, subito ho detto boh, adesso vediamo. Poi il campo ci ha detto che se abbassi il ritmo, abbassi la qualità di questa squadra e alzi le probabilità di non portare a casa il risultato. E lì ho pensato addirittura di pareggiare. Ma per il resto della partita, fino al doppio cambio, io mi sono sentito molto padrone della partita. Nonostante non sia stata fatta chissà quale tipo di partita, ma che in questo momento secondo me è accettabilissima per quelli che sono i problemi della Juve. E McKennie 5,5, continua a non convincermi, ragazzi. Io McKennie quest'anno faccio un po' fatica a vederlo, devo dirvi la verità, non mi ha fatto impazzire. Era partito come mezzala di destra, termina come esterno, termina tra l'altro distrutto, non aveva proprio più, ha dato tutto, quello sì, però in quella posizione lì continuo a non farmelo piacere. Rabiot 8, il duca del cielo, Rabiot, incredibile ragazzi, io ho assistito dal vivo la doppietta di Rabiot. Siamo arrivati al punto in cui dobbiamo ammettere candidamente che nel centrocampo juventino Adrien Rabiot in questo momento è il centrocampista migliore, il centrocampista che dà più quantità e a questo punto anche qualità, il centrocampista che Allegri sta avvicinando sempre più alla porta, non lo so secondo quale logica, però eppure ha avuto ragione lui, perché con il Bologna e col Maccabi è stato uno dei giocatori che cercava maggiormente la vicinanza con l'area di rigore avversaria. Quindi molto bene, continua così Rabiot, che non so che cosa dirti, la doppietta di Rabiot non pensavo mai di poterla vedere neanche da casa, figuratevi dal vivo, quindi un bel lotto, pagella Rabiot, tientelo stretto, non so quanti altri ne riuscirò a dare, stupisci, mi fai altre doppiette, la tripletta avrei comprato la maglia, giuro, andavo allo store, la compravo. Kostic 5,5, non mi sta piacendo Kostic ragazzi. Non mi sta convincendo fino in fondo, ecco, più che non mi sta piacendo, perché come giocatore ne sa, il giocatore mi sembra un buon giocatore, però c'è un però, c'è quel però della tanta imprecisione nell'ultimo passaggio, perché se Kostic davvero inizia a mettere la precisione nell'ultimo passaggio, noi diventiamo una squadra che crea 3, 4, 5 palle gol in più pulite ogni partita, e Vlahovic per questo ringrazierebbe tanto. Vai Filip, che ovviamente non è una bocciatura, siamo appena partiti, sulle prime partite ancora in maglia Juve, buttato nella mischia per forza di cose, per necessità, però per le precisioni in più secondo me è necessaria. Di Maria, 9 perché ragazzi ha messo 7, 8, 9, 10 volte davanti alla porta avversaria a chiunque, è riuscito a far fare doppietta Rabiot, porta a casa il pallone della tripletta, ma per la tripletta degli assist, è il miglior giocatore in campo, il giocatore più qualitativo. Sapete che cosa si diceva una volta, no? È un'espressione che al giorno d'oggi non si usa più, ma vale il giocatore, le giocate del giocatore dentro lo stadio valgono il prezzo del biglietto. Cioè, la partita di ieri sera di Di Maria, di per sé, bastava a giustificare il perché devo andare a vedere la partita, perché devo andare all'Allianz Stadium. E quando becchi il fuoriclasse, il fenomeno, una giornata del genere, puoi soltanto sfregarti gli occhi perché non ci credi che le stia facendo davvero in campo quelle cose lì. E invece le fa, perché lui le sa fare. Ed era il motivo per cui l'altro giorno vi ho detto, ragazzi, io sono fortemente deluso da Di Maria, è il giocatore che fino adesso mi ha deluso di più, perché è partito bene col Sassuolo e poi tra infortuni
e robe sue mi è sembrato abbastanza distante da quello che dovrebbe essere Di Maria. Ieri sera lo è stato. Ieri sera lo è stato contro una squadra sicuramente non di livello alto, ma Di Maria è il giocatore più di qualità presente all'interno di questa gara, anche all'interno della rosa della Juventus stessa. È questo che voglio da Di Maria. È questo che pretendo da Di Maria, perché Di Maria è un calciatore forte, molto forte, nonostante l'età. E se questo davvero torna dal mondiale con voglia, sono davvero convinto che ci si possa divertire in questa stagione. Di Maria 9, cioè ha davvero disegnato e insegnato il calcio ieri sera, ragazzi. Io sono convinto che i bambini che ieri sera erano allo stadio si porteranno a casa non la doppietta di Rabiot, perché adesso tornando un attimo seri sul discorso doppietta di Rabiot, anche il titolo che ho usato ieri sera per forza di cose è una cosa divertente, sai, doppietta di Rabiot, però cioè io esco dallo stadio e penso ma quanto cazzo è forte Angel Di Maria. E questa cosa la penserò per sempre, la prima volta che lo vedo dal vivo, ma questi bambini se lo ricorderanno per sempre, eh. Quando tra 20-30 anni ci sarà, che ne so, il nuovo giocatore fenomenale, il nuovo ciclo della Juve. Questi potranno dire io li ho visti giocare dal vivo, come io posso dire, ho visto Trezeguet, ho visto Nedved, Camoranesi, Del Piero, Buffon, Ibrahimovic, ho visto Cannavaro, ho visto Vieira l'anno prima della B, ho visto, insomma, iniziato ad andare, la prima partita allo stadio che ho fatto è stato 2005-2006, quindi l'ultimo scudetto pre-calciopoli, e questi diranno io c'ero quella partita di Maria, perché è una cosa che ti rimane dentro per sempre. E poi io che sono amante dei gesti tecnici, vedere la partita di Maria è stato clamorosamente bello. Vlahovic, 6 e mezzo. 6 e mezzo perché fa gol, in realtà ne fa 2, fuori gioco millimetrico di testa praticamente, vabbè, una roba un po' particolare. Il problema di fondo è la fase di finalizzazione, perché in fase di finalizzazione non mi è sembrato molto freddo. È stato, non so, una pizza appena sfornata, invece che freddo è stato molto caldo, no? Anche qua bisogna migliorare quello che dicevo prima. Noi abbiamo un problema in questo momento in fase di finalizzazione. Abbiamo un problema. E va aggiustato probabilmente con l'abitudine a ritrovarsi in quelle situazioni, in quelle condizioni per far male agli avversari. Perché nessuno mi toglierà mai dalla testa che se tu ogni partita inizi a avere una se non due palle gol e basta, ma complessive, e non giocatore, complessive della squadra, come è stato per gran parte dell'anno scorso, come è stato praticamente per tutta la prima parte di questa stagione, l'attaccante poi a un certo punto, tanto a livello mentale, viene demotivato, ma soprattutto a livello di fiducia viene sfiduciato. E quindi in queste ultime due partite di pallone a Vlahovic ne sono arrivati. E questa è una buona notizia. E infatti ha segnato in tutte e due, e ieri sera poteva farne tre. Tranquillamente poteva farne tre. Quindi bisogna migliorare sotto questo punto di vista. 6,5, che poteva essere tanto di più, perché le palle per fare gol le ha avute e deve riabituarsi alla sensazione di avere il pallone giusto in area di rigore da buttare dentro, perché lui questa cosa ce l'ha. Ce l'ha nel DNA, ce l'ha nelle sue corde, ce l'ha nel suo bagaglio tecnico e deve ritrovarla dentro se stesso. Ma è questione di abitudine, bisogna continuare su questa falsa riga, continuare a fargli arrivare dei palloni e sono sicuro che lui continuerà a metterli dentro, però deve ritrovarsi. Locatelli 5 non mi è piaciuto quando è entrato, secondo me è uno dei tre colpevoli in occasione del gol che abbiamo subito a centrocampo, non ho capito, c'è stato boh, l'ha fatto andare via praticamente il suo marcatore, era di fianco a lui, il giocatore poi ha verticalizzato, Bremer era troppo avanti, quindi si è fatto imbucare, Szczęsny ha visto l'imbucata, è uscito e abbiamo preso il gol. Quindi, secondo me, la colpa va divisa per tre giocatori. Sarebbe troppo semplice dire colpa di Bremer, colpa di Szczęsny e colpa di Locatelli. No, secondo me, si vince e si perde tutti insieme quando si prende gol, si vanno a cercare un po' le responsabilità di tutti i calciatori. Alessandro, 6 meno, è entrato, ha fatto un tunnel, pronti via, però il problema di cui parlavo prima, dei terzini rimane, cioè li sfruttiamo troppo poco in questo momento. Però ribadisco, mattoncino per volta, passo dopo passo, poi ricominciamo a correre. Tanto iniziamo a camminare, cerchiamo di capire come si va avanti. E per adesso alleniamo la mentalità, l'attitudine a tornare alla vittoria. Poi arriverà anche il resto. Bonucci 6, entra, compitino di Bonucci, niente di che, non c'è stato bisogno di fare niente di che. Ha retto però l'urto del Maccabi. E Kane 5, mi dispiace tantissimo anche perché nella live reaction qualcuno l'avrà vista, nel caso ve la lascio comunque qui sopra nelle schede, ha
a un certo punto dico, sono convinto che stasera possa far gol anche Moise Kean, perché aveva fatto gol Rabiot, Di Maria era on fire, aveva servito Vlahovic in più di un'occasione. Ho detto, se il Maccabi fa tanto per cercare di sbilanciarsi a fare gol, noi in ripartenza, in contropiede, in verticale, nello spazio, a Moise Kean riusciremo a fare gol. E c'è stata anche l'opportunità, l'ha servito Locatelli con una bella palla davanti al portiere, lui becca il portiere in uscita. Cioè, quando non sei titolare, questo casino qui te devi mangiare. Cioè, devi avere un nervoso... Non gioco mai. Perché non gioco mai e giocano quegli altri? Probabilmente perché in questo momento si meritano quegli altri. Ok, devo mettere in difficoltà l'allenatore nelle scelte. Devo segnare ogni volta che ne ho l'occasione. Invece, che mi sembra sempre un po' svogliato, un po' sempre nel suo mondo. E questo si traduce anche sulle prestazioni singole del ragazzo, che non mi è piaciuto. Questo credo che sia un discorso slegato dalla condizione fisica, penso che sia un discorso molto mentale pure questo. E mi dispiace perché Moise Kean me lo aspettavo di tutt'altra carriera quando abbiamo iniziato a farlo giocare nel primo anno di Ronaldo. Mi sembrava un giocatore che potesse dare qualcosa davvero alla Juventus nel domani, invece oggi è diventato un giocatore da tenere lì, che c'è, non c'è, forse non te ne accorgi neanche. E ragazzi, queste sono state un po' le pagelle, fatemi sapere se siete d'accordo con le valutazioni, con l'analisi complessiva della partita e del momento della Juventus, e nel caso noi ci vediamo oggi pomeriggio con un nuovo video.